Manuela. Sindaco. Fate tutto voi donne. Se vi avvicinate inizieremo, anche visto il tempo. Laura, allora buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Oggi celebriamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Abbiamo voluto mettere in campo una serie di iniziative, tra cui l'illuminazione di rosso dei principali siti comunali del comune di Busto, a cominciare da Palazzo Girardoni. Questa è una serata non gioiosa, è una giornata triste, dove i numeri sono sempre più preoccupanti, incresciosi e indelebili. Noi abbiamo fatto dei passi avanti in questi anni, ma sono ancora del tutto insufficienti. Abbiamo il codice rosso che permette un primo intervento, ma non riesce a salvare le vite delle donne uccise dalla violenza di un amore che amore non è. Io non mi dilungo ulteriormente, penso che ognuno di noi debba fare una grande riflessione su quello che insegniamo ai nostri figli, su quello che permettiamo o non permettiamo ai nostri compagni. E sono sempre più convinta che finché la lotta contro i femminicidi e le violenze sulle donne sia una battaglia esclusivamente delle donne, non riusciremo mai a vincerla. E quindi invito tutti i presenti, soprattutto gli uomini, a fare il possibile affinché le nuove generazioni di uomini lo siano per davvero, uomini in grado di amare senza prevaricare le donne. Grazie, lascio la parola al vice sindaco Manuela Maffioli. Grazie all'assessore Reguzzoni. L'amministrazione comunale è mobilitata in tutte le sue forze femminili e non solo, di giunta, di consiglio, ed è affiancata anche sotto il coordinamento dell'assessorato ai servizi sociali, e ringrazio l'assessore Reguzzoni per questo lavoro, anche dalle associazioni e da Evonus in modo particolare. Questa è una battaglia culturale, è una battaglia che va combattuta, l'abbiamo detto tante volte, tutti i giorni, nei comportamenti, nei pensieri, nelle azioni, nelle parole che usiamo, perché è una battaglia che trova, come dire, la sua giustificazione in un modo ancora sbagliato di guardare alle donne, soprattutto nell'ambito sociale e nei loro ruoli, sia in campo professionale che ovviamente in campo familiare. La violenza è l'ultimo atto estremo di un pregiudizio che sta dentro la testa di tutti noi e che in alcune situazioni estreme può davvero sfociare in atti irreparabili. Quindi è una battaglia di noi donne su noi stesse ed è una battaglia degli uomini nei confronti di noi donne. È una battaglia che a livello di amministrazione comunale vede in campo altri settori, per esempio in biblioteca noi abbiamo in questi giorni uno scaffale con della letteratura scelta apposta sull'argomento e da oggi le vetrine dei negozi del centro portano un fiocco rosso. Sono oltre 70 i negozi che hanno aderito a simboleggiare un'ideale unione su questo fronte. È una battaglia che coinvolge tutti, donne, uomini, giovani e adulti, di ceto sociale più alto, di ceto sociale più basso. Non c'è distinzione ed è per questo che non ci deve essere distinzione e non ci devono essere distinguo nella forte rete per cercare di opporre un fermo no alla violenza sulle donne.
intervenire la direttrice del centro antiviolenza di Busto, Eva Orlus. Grazie per tutto quello che fate. Buonasera a tutti, ringrazio per la presenza, ringrazio l'amministrazione comunale perché come sempre ci sostiene a 360 gradi. Ieri sera ad un convegno anche la Regione ci ha dato conferma di sostenerci in un momento molto delicato. Oggi abbiamo avuto una forte notizia di una violenza su una nostra paziente molto importante. Neanche oggi, quindi, anche se non arriva le cronache, ci lasciano tranquilli, nel senso che non c'è neanche rispetto per la giornata, è stata una giornata veramente molto pesante. Devo dire che quando parliamo di violenza parliamo di soprattutto dei tre fattori più importanti: la minaccia, l'umiliazione delle nostre donne e le percosse, la violenza agita. Io devo dire che ho riscontrato in tutti questi anni, siamo a 1070 utenti in quella di stamattina, la violenza peggiore che riscontriamo è la negazione dell'identità delle nostre donne, viene proprio negato il diritto di sentirsi persone, la negazione della dignità che dovrebbe essere non un diritto concesso da parte dei nostri uomini, degli uomini, ma un diritto innato. Questa è la peggiore delle violenze. Delle volte noi vediamo che loro soffrono proprio più per la mancanza di ciò che non per le percosse. Devo dire che sono d'accordissimo con Paola, la rieducazione del maltrattante deve essere una condizione sine qua non, perché fin quanto non abbiamo un ambito rieducativo importante, non vengono in qualche modo anche dalle procure, viene indicato molto tanto di prendersi cura di sé, di prendersi cura della loro cattiva gestione della rabbia. Non avremo mai delle figlie tranquille, dei nipoti tranquilli, perché avremo sempre un pericolo in giro. Devo dire che la nostra associazione quest'anno ha fatto dei grandi numeri, discutevo proprio ieri sera con la Regione, abbiamo avuto, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, un incremento di 130 casi, che sono tantissimi, sono il lavoro di un anno concentrato tutto insieme, per cui abbiamo avuto il sostegno dell'amministrazione nel poter sostenere le spese di un psicoterapeuta, però quello che devo dire è grazie a tutte le nostre donne che con coraggio, perché ci vuole un coraggio enorme per decidere di interrompere una situazione di maltrattamento. Per cui io grazie lo dico a loro quando decidono di dire di no ai loro maltrattanti. Grazie. Prima di dare la parola all'assessore Cerano e ad alcuni consiglieri comunali che vorrebbero con citazioni, interventi, fare una testimonianza di diverso genere, sempre sull'argomento, io vorrei ricordare un caso, che è un caso che mi ha colpito molto, che è un caso che è successo a Reggio Emilia, dove una donna di 34 anni è stata sgozzata dall'ex compagno. L'ex compagno era stato a sua volta figlio di un padre violento che ha ammazzato a coltellate la madre. Questo per me è il fallimento di un sistema, perché non siamo riusciti a intervenire su una vittima e l'abbiamo lasciata diventare carnefice. Noi abbiamo a Busto un'associazione che si chiama Dorian Gray, che lavora su invito e obbligo del tribunale sugli aguzzini, sui mostri, perché spesso derivano da storie similari di origine. E ci tengo a dire che nel 2022 faremo ancora di più. Abbiamo una rete antiviolenza che parte dal Comune di Busto, che coinvolge il centro Eva Orlus, ma che si sviluppa negli ordini degli avvocati, negli ordini dei medici, l'Humanitas, la San Carlo,
e ci siamo ritrovati l'altro giorno in rete, eravamo più di 80. 80 soggetti pronti a fare un progetto di tutela, di reinserimento di queste donne che scappano, il reddito di libertà, dobbiamo promuoverlo, perché poi le parole devono essere seguite da fatti concreti. Ma la cosa principale è che io mi sento da politica di chiedere forte al mio partito, alla mia parte politica, è una rivisitazione del codice penale, perché tutti questi atti sono preannunciati da denunce, condanne, che lasciano però questi mostri a piede libero, liberi di aspettarli sotto casa, fuori dal lavoro e di ucciderli. Il codice rosso va bene, ma se non c'è la detenzione obbligatoria è soltanto l'ennesima riprova e l'ennesima, come posso dire, estensione della loro rabbia, e quindi diventa quasi controproducente. Ripeto, io non sono un tecnico, non sono un assistente sociale, sono una politica. Io penso che tutte le parti politiche oggi presenti dovrebbero lottare per questa riorganizzazione del codice penale. Adesso lascio la parola all'assessore Cerana, che ci leggerà una lettura. No, iniziamo, allora, sì, semplicemente concordo ovviamente con quanto detto da chi mi ha preceduto, e io rappresento, come dire, la parte formativa ed educativa, no, di questa problematica, nel senso che grazie a Eva Onlus, ad associazioni quale la cooperativa Davide, si entra a contatto diretto nelle scuole con tante altre associazioni, perché la prevenzione è importante, ma la prevenzione, giustamente, come diceva l'assessore Reduzioni, si attua quando ci sono le denunce, ma quella non è già più prevenzione. La vera prevenzione è l'educazione a che certe cose, certi atti, certi atteggiamenti siano proprio non concepiti già dall'infanzia. E quindi è importante curare ogni aspetto di questo argomento, che è veramente trasversale. E ci sono le consigliere donna qua rappresentate, quest'anno siamo veramente, il Women Empowerment è rappresentato nel Consiglio di Busto, e tutti insieme faremo un momento di riflessione con una citazione, con una poesia. Io leggerò l'ultima, se me lo consentite, e quindi lascio la parola alla Presidente. Sì, buonasera a tutti. Io non leggerò nessuna poesia, volevo solo focalizzare l'attenzione su due dati. I dati sulle violenze sono in aumento, come ha testimoniato anche Eva Onlus. Abbiamo un femminicidio ogni 3 giorni. E certo, le violenze, le molestie sessuali, le violenze sono da condannare, ma da condannare sono anche tutte quelle serie di soprusi, di ingiustizie che vengono perpetuate nei confronti delle donne. Pensiamo anche al mondo che ci circonda, quando andiamo a casa la sera, quando le donne rientrano a casa, quante donne devono mettersi a fare dei lavori e gli viene detto: certo, lo devi fare tu perché sei una donna. Questo non è più accettabile, per cui noi dobbiamo partire da un presupposto di cambiare il modo di pensare, e lo dobbiamo fare intervenendo sulle giovani generazioni. Questo deve essere il pensiero che ci contraddistingue, e dobbiamo muoverci in questo modo. Dobbiamo dare alle donne la stessa opportunità che viene data agli uomini, e in questo devo dire che Busto è avanti, perché, lo diceva prima, nel mondo della politica, in questo consiglio, le donne sono ben rappresentate. Per la prima volta abbiamo un presidente donna, ma anche 2 vicepresidenti donne. Per cui secondo me l'importante è fare leva sulla cultura e attuare un percorso diverso partendo dalle basi. Questo è quello che entra nei miei pensieri e che credo si possa attuare. E poi consentitemi un ringraziamento, l'hanno già fatto tutti, ma volevo ringraziare Cinzia di Pilla, la sua associazione, per tutto quello che fanno sul territorio. Grazie. Adesso la parola alla consigliera Claudia Cozzi. Grazie, buonasera a tutti. Io mi rilaccio a quello che stava dicendo Laura Rongora poc'anzi.
è importante, ho letto una frase qualche tempo fa che mi ha colpito parecchio. Questa frase diceva: non bisogna insegnare alle donne a difendersi dagli uomini.